Ciao, sono Laura Cola, ho fondato DonneInSella ancora nel 2007 come scuola moto nata per principianti. In questo progetto vogliamo parlarvi pillola dopo pillola di quelle che sono le basi per imparare ad andare in moto e perché no anche per rinfrescare un po' di tecnica per chi è un po' arrugginito. Imparare a spostare la moto da ferma, motore spento, è importantissimo. Potremmo trovarci che abbiamo parcheggiato e nel frattempo siamo stati circondati da altre moto e quindi abbiamo bisogno di fare delle piccole manovre. Potremmo aver parcheggiato leggermente in discesa e quindi bisogno di tirar fuori la moto di qualche metro. Potremmo dover affrontare l'esame patente, che in quel caso potrebbe essere una richiesta da esame, ovvero spostare la moto da ferma. Andiamo a vedere come si fa. Prima cosa, togliamo il blocco a sterzo. Altra raccomandazione, parcheggiate sempre con il blocco a sterzo e anche in marcia se è possibile, soprattutto se la strada è in pendenza. A questo punto raddrizziamo il manubrio. Con il corpo sono all'altezza del serbatoio. Questo mi aiuta molto a gestirmi con il cavalletto che è sicuramente alle mie spalle. Due dita sul freno, così tengo sempre sotto controllo la situazione, col petto sul cavalletto. A questo punto, se sono in marcia e sono in piano, levo la marcia e posso rimanere in folle e camminare e procedere. Se invece sono in una strada che è in discesa, mi conviene tenere la marcia su e usare la frizione. Così se mi scappa, al limite mollando la frizione, la moto si blocca da sola. Cammino come quando guido, è il corpo a fare la fatica e il busto invece è tranquillo. Logico che io mi posso allontanare dalla moto, ma soprattutto all'inizio mi dà una sicurezza e una stabilità maggiore tenermi la moto molto vicina e appoggiata al corpo, leggerissimamente inclinata verso di me, che logicamente più dritta è più il suo peso va a sparire, ma non devo rischiare che mi cada dalla parte opposta, quindi la tengo di proprio di pochi gradi verso di me, perché ovviamente se facessi così mi peserebbe troppo, ma vedete, comunque la posso gestire. Se io ho la gamba piegata fino a un certo angolo riesco a tenerla. Comunque rimango quasi dritta, non me ne accorgo, non la sento, rimango così. Invece per andare indietro ruoto con il busto parallelo alla moto, la mano sinistra è sempre sulla manopola della frizione, guardo sempre dove devo andare, come quando guido. Palmo della mano destra che spinge o mi aggrappo da qualche parte o semplicemente mi appoggio sul sellino, poi a seconda della moto. E con grandissima calma facciamo la manovra che dobbiamo fare. A questo punto, quando siamo usciti dal nostro ingorgo, due dita sempre sul freno, così siamo stabili, mi allontano leggermente dalla moto, cerco il cavalletto, lo posiziono e richiudo. Questo da esame. Qualora dovessimo invece retrocedere senza bisogno, senza essere diciamo in esame patente, vi consiglio fortemente di tenere il cavalletto giù, solo indietro, perché mi dà una sicurezza maggiore che anche qualora mi scappasse la moto tiene. In avanti no, perché in ogni caso mi sarebbe di intralcio. Parcheggiate già bene, mi raccomando, cercate già di prevedere quali saranno gli errori. Alla prossima!